Nephrolopsis cordifolia, famiglia Lomariospidaceae. Piantumazione. La posizione è molto importante, evita la luce solare diretta. La pianta sarà in grado di sopportare la luce diretta del sole solo al mattino, alla sera o in inverno. Ha bisogno che l'aria sia umida e non tollera la siccità. Per evitare che si secchi, metti la pianta in un punto che non sia spesso secco. Quando il sistema radicale della pianta supera le dimensioni del vaso in cui si trova, è il momento di rinvasare. Te ne puoi accorgere tirando fuori dal vaso molto delicatamente la zolla della radice. Se vedi che le radici sono molto affollate e hanno delle fibrille biancastre sul margine esterno della zolla, bisogna che rinvasi la pianta. L'acqua. Il terreno dove si trovano le piante di felce cordifoglia va tenuto umido e areato durante tutto il periodo vegetativo. Attenzione però a non innaffiarle troppo perché il sistema radicale è molto sensibile, ha un substrato fradicio e le foglie potrebbero appassire. L'acqua piovana è perfetta, ma va bene anche l'acqua di rubinetto, basta che tu tenga per un po' la temperatura ambiente. Quando il clima è più caldo puoi innaffiare la pianta varie volte a settimana. Oltre all'abbondante innaffiatura, una pianta di felce cordifoglia richiede che l'aria sia particolarmente umida. Può crescere anche in zone con poca umidità, ma in quel caso le sue foglie non saranno verdi e lussureggianti. Fertilizzazione. Una pianta di felce cordifoglia apprezza sempre dei nutrienti aggiuntivi, ma una vera e propria fertilizzazione dipende dall'età e dal tipo di terreno in cui si trova la pianta. In generale, piante che sono appena state messe in vaso non hanno bisogno di alcun nutrimento aggiuntivo. Va benissimo usare un fertilizzante universale che contenga in proporzioni più o meno uguali i tre elementi principali. Se stai coltivando la tua pianta di felce cordifoglia su ricco strato a base di humus o torba, fertilizzalo una volta al mese. Taglio. Se la tua pianta di felce cordifoglia inizia ad avere foglie vecchie, scolorite e malate, bisogna che la poti per aiutarla a mantenere un aspetto sano. Può capitare perché le foglie più giovani fanno ombra a quelle più vecchie. Le foglie danneggiate dovrebbero essere tagliate anche per mantenere l'estetica e la salute generale della pianta. Usa sempre degli strumenti puliti e affilati. Quando rimuovi le foglie, non tagliare quelle in cima alla pianta, ma quelle sui lati. Riproduzione. Dal momento che le piante di felce cordifoglia non producono fiori e semi, puoi farle riprodurre attraverso le spore e la divisione dei rizomi. Tuttavia, le spore delle piante coltivate di solito sono sterili e non germogliano. Sul rizoma, le felci mature hanno più di una sezione vegetativa a forma di rosetta, chiamata imbuto. Un buon momento per la propagazione è durante il rinvaso, per evitare di estrarre la pianta dal vaso troppe volte e stressarla.